Lascia Scandiano, lo scienziato gesuita in qualche modo. Fu uno scienziato davvero a 360 gradi, si occupò di mineralogia, di vulcani, di anguille, si appassionò ai problemi respiratori, riproduttivi, fu il primo ad applicare la fecondazione artificiale nei mammiferi. Ma soprattutto è importante perché a lui è intitolato il celebre istituto per le malattie infettive di Roma, il Lazzaro Spallanzani, dove è stato isolato per la prima volta il virus del Covid in Italia nei primi mesi del 2020, un centro che in qualche modo ne ripropone il prestigio, che è diventato punto di riferimento in Italia e che sta davvero aiutando il Paese a superare questa terribile emergenza.